Bentornati sul canale, sono contento di presentarvi questo video perché finalmente faremo insieme un drago. Sì, un drago in paste polimeriche, esattamente di questo colore. Proprio così, vi giuro non l'ho fatto apposta. E forse sì, forse no, comunque. Questo drago è un po' più lontano dal mio stile di draghi, ossia che ultimamente ho scelto una via abbastanza creepy, abbastanza macabra, abbastanza bartoniana, come è stata definita da molti e anche da me. E questo drago è un po' più disneyano, un po' più pacioccone, un po' più triste, un po' più dolce, però è troppo carino, non vedo l'ora di farvelo vedere perché è troppo cucciolo. Come al solito il video sarà abbastanza veloce, quindi mi raccomando andate sotto alla rotellina, impostate la velocità alla minima, insomma, rallentate, così vedete meglio tutti i passaggi e i particolari. Cominciamo subito, 1, 2, via! E adesso vi faccio vedere anche come si può anche sfumare con il bitume di Giudea, appunto. Quindi tutte le varie articolazioni andranno sfumate con il bitume di Giudea. Adesso ve lo faccio vedere e vediamo un po' cosa ne esce. Freya, intanto guardatelo meglio, è dolcissimo. Adesso mi metto subito al lavoro.
Eccoci tornati, è stato abbastanza semplice, è stato abbastanza difficile, non ce l'avete fatta, rivedete il video da capo, così potete seguire i passaggi alla meglio, insomma. Io ho terminato un po' di passaggi con il bitume di Giudea per questo splendido draghetto, adesso ve lo faccio vedere meglio. Il bitume di Giudea appunto è una sorta di un colore acrilico che puzza un po' di petrolio, e diluito o non diluito, meglio se diluito, si va a infilare in tutte le articolazioni, nella texture appunto della pelle del drago, anche qui dove sono i bozzi, io adoro fare i bozzi, e nelle palpebre, nelle varie scaglie del drago, appunto qui le squame del drago, nel panciotto dove sono tutte le pieghe, nelle articolazioni del polso, nel naso, nella bocca, e vanno a dare un po' più di quell'effetto 3D che tanto ci piace, e un po' più realistico, soprattutto anche perché lo si può anche sporcare con appunto il bitume, si sporca e poi si pulisce. Poi vi farò vedere un tutorial apposta su questa tecnica. Che ne dite? Glielo diamo un nome? Come lo chiamiamo? Guardate bene il colore, come ha esaltato appunto le squame del drago. Che ne pensate allora, amici, followers? Io adoro questo draghetto, c'ha quel viso un po' così, un po' triste, ed adorabile. Vi metterò anche le foto così lo vedete meglio nei particolari, perché magari nel video non so se siete riusciti a capire bene. Spero vi sia piaciuto, se volete altri tutorial, altre cose, fatemi domande qui nei commenti qui sotto. Nell'info box trovate tutte tutti i siti dove potete trovarmi, tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, su Periscope qualche volta faccio dei live, oppure adesso li faccio direttamente su Facebook, dalla mia pagina Facebook. Niente, vi aspetto al prossimo tutorial, se avete domande vi ripeto, non abbiate paura o osate, chiedete, io fin dove posso aiutarvi vi aiuto. Da Umberto Capello Pazzo e il Draghetto Verde, qui ci sta bene, è tutto, acchiappatevi! Ah!